Perché vorrei incentrare la trasmissione non sulla polemica sterile, ma su delle riflessioni, perché le società italiane, e stiamo parlando di una grandissima società come l'Inter, investono soldi, tanti soldi sui settori giovanili. L'Atalanta fa benissimo, il Torino fa benissimo, l'Inter ha vinto praticamente tutto con Vecchi nella primavera nel settore giovanile, però poi se arriviamo. Parlo se arriviamo in generale, ma in questo caso all'Inter, a perdere Zaniolo per una trattativa di mercato dove ci ha inserito Santon, Nainggolan e possiamo sbagliare noi, diciamo sì, Zaniolo è forte ma non fortissimo, cosa che invece non abbiamo mai detto perché abbiamo sempre parlato di un 99 fortissimo, Alfredo Pedolà, però chi lo vive, chi lo vede tutti i giorni, lo perdi e dopo 2 mesi, 1 mese, 3 mesi, non dopo 5 anni, esplode con la Roma, significa che qualcosa non è andato per il verso giusto. Qui oggi io non vi vorrei far vedere, e questo lo dico alla regia, le immagini di Zaniolo con la Roma oggi a noi frega da 0 a 10 meno 2. Noi siamo la televisione del campionato primavera. Zaniolo l'abbiamo visto negli ultimi anni. Zaniolo l'abbiamo visto con la maglia dell'Entella. L'Inter fa un grande colpo di mercato, ma poi lo perde nel giro di poco per un'operazione di mercato. Secondo me, qui bisogna fare una riflessione. E voglio vedere Zaniolo, farvi vedere Zaniolo che nessuno conosce, che noi invece conosciamo su Sport Italia. Ve ne stiamo parlando con la nostra Giada Giacalone, Gabriele Schiavi. Ve ne stiamo parlando da tanto tempo. Questo ragazzino, quando vi diciamo guardate il campionato primavera, è perché poi vanno a fare le doppiette in Champions League ed entrano nella storia. Zaniolo, fisico, forza, visione di gioco. E stiamo parlando anche di uno che vede la porta in maniera eccezionale, questo è Zaniolo, e poi non dobbiamo sorprenderci di nulla. Scusami se mi sono dilungato, Alfredo, però più che vedere te, voglio vedere No, ma Zaniolo poi tra fino a l'altro 1 o 2 anni hai detto fa. tutto te. Io adesso, io poi ti dico la verità, probabilmente non a questi livelli così era difficile per chiunque, però nello stesso tempo quando pensavi a una priorità Nainggolan, sinceramente anche col senno del prima, l'inserimento di Zaniolo aveva fatto pensare. Certe cose fanno male. E quindi evidentemente o non lo conoscevano bene o avevano sottovalutato la crescita o pensavano che sarebbe stato un talento da 6 e mezzo, 7. Lui la personalità ce l'aveva anche prima, adesso ha dimostrato un apprendistato velocissimo. Il primo gol è un pezzo di bravura enorme, cioè la forza fisica, la velocità di esecuzione, ed evidentemente queste cose le abbiamo fatte vedere tante volte su Sport Italia, avrebbero dovuto vederle anche loro. Quindi l'hai detto tutta te, ho poco da aggiungere a quello che tu hai detto. Dal Salento con furore Budapest da Sanremo, però in questo caso non sono loro i protagonisti, ma sono quelli che probabilmente hanno commesso un reato. Chiedo scusa al direttore di Inter TV Interchannel, però tu farai il difensore, io devo fare l'attaccante. Troviamo una soluzione per là, perché è capitato nella serata sbagliata Roberto Io sarebbe fatto il trequartista, però non il No, no, per il difensore, difensore adesso, adesso perché chissà mi come la tocca fare il spiegherai questa difensore. cosa, eh? Adesso sono convinto che chissà come la spiegherai questa cosa. Aspetta, aspetta, Siccome prima tu di sei creare la discussione collestintore. saluto Simona Marchetti, buonasera, ben ritrovata, ben ritrovata e ben Buonasera, ritrovato anche all'ex presidente del Bari Gianluca Paparesta. Buonasera, ci torno a buonasera. trovare Ambra Vitiello, buonasera, da Buonasera. Napoli con furore in questo caso, ben Buonasera a ritrovata. tutti, Buonasera anche Ambra. a te. Scarpini, sei capitato alla strada sbagliata, perché noi ti dobbiamo attaccare e tu devi difendere, questo è il gioco. Però vedi, ho portato bene allora a questo punto, perché se non faceva 2 gol ti trovavi senza argomenti questa Infatti, sera. non sapevo cosa Quindi, fare. allora vedi che tutto c'è un perché, c'è sempre un perché Ok, sei dietro. pronto? Posso iniziare? Eccoci qua. Vai. Allora, Scarpini, Pedulla, aiutami, mi devi guardare, Pedulla. Dobbiamo No, fare una riflessione intelligente, è interessante importante di ascoltare. mercato Sì, allora e di toglimi primavera. se c'è una discussione intelligente, toglimi dal No, trio no, Medusa no. qua. Nel tribox tu ci sei. No, 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 Rapida ha tu deciso gesti la che tu scusa devi adesso esserci. stasera. Non ti muovere troppo, Pedulla, stai fermo lì. Allora, detto ciò, se sbaglia una valutazione un giornalista, ci sta. Però noi abbiamo sempre detto Zaniolo è forte. Certo, non così, non pensavamo, questo arriva e ha un impatto stratosferico anche a livello europeo con la Roma. Però, se un settore giovanile, avete Samaden che ieri era ospite qui, che è un fenomeno, Ausilio che è un altro fenomeno, una rete scouting, sono tutti bravissimi. Come fa una società che vede un giocatore giovane, classe 99, tutti i giorni in allenamento, in tutte le partite primavera, si vedeva che era fortissimo e l'ho piazzata in una trattativa di mercato pur giusta perché fu promossa da tutti, Nainggolan, Santon, Zaniolo, però questo errore alla fine l'ho pagato caro anche a livello di immagine, non Guarda, solo a quando livello abbiamo preso tecnico. Milito e Thiago Motta, con grande difficoltà interna, enorme difficoltà interna, si dovette rinunciare perché la contropartita, nel pacchetto della contropartita, il Genoa chiese un certo Mattia Destro, che all'epoca era già considerato un giocatore di fascia clamorosamente superiore a livello giovanile, più di quella, onestamente, pur essendo molto forte,
cui era considerata la fine della passata stagione Nicolò Zaniolo. E a volte nelle operazioni che i club devono fare, ma vale per tutti, adesso tocca l'Inter, Zaniolo esplode, fa i gol in Champions League, va in nazionale, deve star zitti. Ma capita a tutti di dover fare delle operazioni in cui per arrivare a qualcosa che è una certezza devi rinunciare a qualcosa che potrebbe diventare magari anche più forte, ma in prospettiva, cioè non domani. Poi, è completo il mio ragionamento, il calcio è fatto di circostanze fortunate. Che Zaniolo, e sono contento per Nicolò, abbia e avesse delle alte qualità come ragazzo del 99, penso che fossimo tutti d'accordo. Non so quanti avrebbero firmato e sottoscritto un'opportunità per lui del genere, probabilmente neanche alla Roma, che questo lo sape Dullà meglio di me. Io vado a memoria, ma forse stava dandolo in prestito nelle ultime giornate del mercato estivo, però magari mi sbaglio, correggimi, magari ho letto qualcosa di sbagliato. Perché i ragazzi giovani ovviamente si trovano in un contesto con un centrocampo, con i grandi campioni, con la grande esperienza internazionale, e qual è quell'allenatore che rischia il giovane a discapito di un big? Però capitano le circostanze che generano lo spazio in quella zona. Cito un'altra storia di casa Inter, perché così creo delle comparazioni sul vissuto. In un Inter di tanti anni fa, Giovanni Pasquale si trovò proiettato, o Davide Santon si trovò Pasquale. Proiettato, ragazzino, giovanissimo, senza esperienza, senza niente, a dover giocare titolare in prima squadra per N partite. Aumentò la sua autostima, la fiducia, e diventarono due giocatori che poi con percorsi differenti hanno fatto una buona carriera. Però è esploso di 3 mesi, non di 3 anni. Perché si sono trovati nel posto giusto, nel momento giusto. Io che ne sarebbe stato di Zaniolo se De Rossi, Pellegrini, Pastore avessero avuto la buona salute? A un certo punto, Di Francesco, però questo discorso se l'è trovato in sé lo dobbiamo togliere, come Roberto. Soluzione obbligata. Ed è stato bravo Di Francesco. Prego Alfredo, scusa. Siccome sei stato convincente e questa volta non sei andato per sentieri, come fai spesso furbescamente quando non vuoi trattare determinati argomenti, e quindi sei stato convincente. Io soltanto i seri dobbiamo togliere. Il Chievo l'ha chiesto alla Roma ad agosto, ma non c'erano margini di manovra perché la Roma non ha mai pensato di privarsene. L'unica cosa che mi lascia perplesso, intanto la carriera di Destro era più o meno, correggimi se sbaglio, sviluppata come attaccante, possibile crack, rivelazione, lanciate e tutto. Qui non l'avevi neanche visto. L'unica cosa che io mi permetto di dire su operazioni del genere, che devi mantenere un controllo come spesso fa la Juve. Poi tu mi dici, il controllo alla Roma non me l'avrebbe garantito, l'operazione in angolanza dei ragazzi che abbiamo anche venduto, e tu lo sai, abbiamo in giro per l'Italia e per l'Europa. Ce l'hai per quasi tutti. La sfortuna vuole, o la scelta vuole, o la decisione vuole che non ce l'abbia per lui, perché secondo me il controllo, come quando, faccio un esempio e concludo, cioè la Juve ha ceduto a Udero, e la Juve non ha bisogno di portieri, per 20 milioni, però poi cosa ha detto? Se poi mi arriva un'offerta, ti arriva un'offerta da 35, per favore avvertimi, perché l'ultima parola vorrei che fosse la mia. E con l'unica cosa, poi sei stato abbastanza convincente con la tua spiegazione, però magari lo fai con la Sampdoria, col Genoa, col Chievo, no, col Bologna, il Genoa, sì, con capito, un pari ma livello infatti, di valore, dico, magari più difficile. Non l'avevi, ecco, mi ricorda molto la storia che quando prendi uno neanche il tempo di testarlo che lo mandi, testarlo intendo dire in prima squadra, un po' ti resta. Però lo scrupolo, attenzione, ti fermo un secondo perché devo andare in super spot e poi affrontiamo l'argomento, perché la Roma vince 2-1, il Paris Saint Germain in Champions ha vinto 2-0 sul campo ad Old Trafford del Manchester United. Il problema, non vogliamo parlare di Zaniolo perché dobbiamo sparare sull'Inter, ci mancherebbe, poteva essere il Milan, la Juventus, la Roma, che questa è una cattiva abitudine del calcio mercato e dei mercatari italiani, che ormai i giovani vengono considerati merce di scambio. Quindi abbiamo un giovane forte, non lo aspettiamo, non lo lanciamo perché non abbiamo, probabilmente, non parlo dell'Inter, la voglia, la forza e il coraggio di lanciarli, ma ok, dammi Nainggolan e ti piazzo il 99. Invece no, siccome i settori giovanili stanno, vedete l'Atalanta cosa sta combinando, vedete il Torino con Millico che era della Juventus e l'ha preso invece il Torino. Però Alfredo, perdonami, Michele, grazie, Alfredo con la Roma. Super spot.
Riprendiamo la discussione sul caso Zaniolo solo perché è lampante per quello che è successo questa sera, la doppietta di Zaniolo 2-1 in Champions League, il più giovane nella storia del calcio italiano, il più giovane italiano a fare doppietta in Champions League, l'Inter che lo prende e poi però lo perde. Queste sono le immagini di Zaniolo per la prima volta a Roma ma da avversario e qui con la maglia dell'Entella. È il 21 aprile del 2017, finale all'Olimpico di Coppa Italia primavera, la Roma batte l'Entella 4-0, Zaniolo la prima volta all'Olimpico e la prima volta contro la Roma grazie a Gabriele Schiavi che ha preso proprio a tempo di record quello che è l'archivio di Sport Italia. Gianluca Paparesta, Simone Marchetti, poi torniamo al dibattito Scarpini Pedulla per allargarlo. Zaniolo lo stiamo prendendo come esempio, non dobbiamo sparare sull'Inter, non è nostro interesse, vogliamo però fare dei paragoni anche perché abbiamo detto c'è Milico che sta spopolando al Torino primavera ed era di proprietà della Juventus, anche per una questione poi di regolamenti, non nel caso di Zaniolo. Ma Paparesta, possiamo sbagliare noi, in questo caso una valutazione la può sbagliare un addetto ai lavori, ma un Inter che ha Zaniolo in casa e non esplode alla Roma dopo 3 anni, dice vabbè è maturato dopo 3 anni, esploso dopo 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, c'è un errore di valutazione all'interno del club nerazzurro. Guarda Michele, Zaniolo allora è cresciuto nella Fiorentina, la Fiorentina si è liberata di Zaniolo, quindi sì, già lì facciamo tutte le tappe, quindi già c'è un primo step dove anche la Fiorentina, che ha un ottimo settore giovanile, evidentemente il ragazzo non era ancora pronto. È andato all'Entella e si è messo in mostra anche giocando in prima squadra diverse partite e quindi ha fatto vedere alcune doti importanti ed è andato all'Inter. Io devo dirti la verità, io sono andato diverse volte a vedere le partite dell'Inter primavera a Sesto. È un ottimo giocatore, ma non era un giocatore. Ha avuto un'esplosione in questi ultimi 3 mesi che penso che nessuno, anche il più grande scouting, il più grande scopritore di talenti, non penso che avrebbe mai pronosticato una crescita così esponenziale come l'ha avuta Zaniolo in questi 3 mesi a Roma. Dopodiché c'è da dire che se in tutta questa operazione Nainggolan avesse reso quanto si aspettava l'Inter, oggi avremmo detto è un'operazione che è stata win-win per tutte e due, sia per la Roma che per l'Inter. Purtroppo c'è anche da dire che l'Inter non sta ancora ottenendo quello che si aspettava da Nainggolan. In più devo dire che veramente Zaniolo ha dimostrato una crescita in questi 3 mesi. Io andavo a vedere partite, bel giocatore, un giocatore che si vedeva sicuramente avrebbe, ma tra l'altro ha frequentato per diversi mesi la prima squadra e non è che abbia avuto tanto spazio nell'Inter con la prima squadra, quindi non è che non se ne è accorto il settore giovanile dell'Inter o qualcuno in particolare, nel senso accorti tanti, anche quelli che l'hanno visto durante gli allenamenti con la prima squadra. Quindi sono dei casi dove un giocatore che fino a quel momento non si è messo in mostra ma non aveva sicuramente lasciato immaginare quelle doti che invece ha dimostrato a Roma e per carità, chapeau a Zaniolo, chapeau alla Roma che è riuscita a fare questa operazione. Ma se l'Inter avesse avuto Nainggolan come si aspettava, se magari ce l'avrà da qua alla fine, perché se torniamo indietro e qua ritorno da Alfredo, quello di là, quello da Roma, di Torino, quest'estate a memoria, non dico tu, ma in genere l'operazione Nainggolan per Santon valorizzato X più Y più Z e Zaniolo che non è stato regalato ma è stato passato alla Roma con una valorizzazione alta, era stata premiata come una grande operazione di ausilio dell'Inter, ma su non ci sono dubbi. Di Gardini, non, no, non della Roma che prendeva, no. Si liberava di un giocatore. Devo soltanto rettificare una cosa, giustissimo, non fa una dobbiamo soltanto modificare l'ordine, non Santon più Zaniolo, ma Zaniolo più Santon. No, perché la Roma ha preso Santon, la Roma ha preso Santon. No, ma Santon è entrato perché no, non è, sì, vabbè, scusa, adesso puoi dire, ti storpi il nome anch'io adesso, e se fai così, ha ragione Michele, scusami Paolo, e no, non è così, perché non è così? Perché l'Inter voleva dare Santon e ha chiesto alla Roma di prendere nell'operazione Nainggolan con Zaniolo, che era prioritario, anche Santon, con tutto il rispetto per Santon che veniva da un momento difficile,
ma il campo principale era sicuramente Zaniolo. Hai perfettamente ragione sul resto. È stata celebrata da tutti, comunque, noi compresi. Questo ragazzo in 2 anni e mezzo ha fatto... Hai ragione Gianluca quando dice che il 40%... Sì, ma abbiamo visto il 25% di Nainggolan. Il 25% di Nainggolan abbiamo visto. E questo, secondo me, condiziona parecchio qualsiasi tipo di riflessione. Però guardate che giro ha fatto dal 2016 a inizio 2019. Magari l'anno prossimo non è più neanche alla Roma. Ma vada al Real Madrid, glielo auguriamo a questo punto. Se in Italia abbiamo... Infatti sul rinnovo chiede tempo. Siamo tutti una banda di incapaci. Questa è una cosa che dobbiamo toccare. Siamo tutti una banda di incapaci, però il calcio italiano si deve fare una domanda. Ma non è vero che siamo incapaci. Ma la Fiorentina lo perde, l'Inter lo fa e poi la Roma lo può essere un calciatore che... Dopo arriva a un certo punto in un contesto, in una realtà, ed esplode, cosa che non aveva fatto fino... Non è comunque che... ha fatto bene alla primavera dell'Inter, adesso non facciamolo passare per quello che non ha fatto bene. Assolutamente sì, ma non è quel fenomeno, non è quel fenomeno che ha dimostrato di essere... Tra l'altro anche adesso con la nazionale sarà un valore aggiunto, quindi positivo per il calcio italiano, però diciamo anche la verità che non è stato... un errore clamoroso da parte di tutti, perché non solo l'Inter, ma devo dire anche gli addetti ai lavori, vedendolo, era un giocatore di ottima qualità che sicuramente sarebbe stato bene in Serie A, ma non così in 3 mesi, perché questo di fatto in 3 mesi è esploso, ma in maniera incredibile. Però Simone torna Marchetti, indietro di tanti anni. Sì, Simone è venuto Leonardo fare Bonucci, Leonardo Bonucci ebbe un percorso molto simile. Giocatore di temperamento, di carattere importante, vince il campionato con la Primavera. Verissimo. Però quando l'Inter lo cede sempre al Genoa in un'operazione di scambi per andare a prendere giocatori importanti, pronti subito, secondo me non pensava che Bonucci, che andò in quell'operazione insieme ad altri giocatori di cui si sono perse completamente le tracce nel mondo, nel pianeta calcio, potesse avere quel tipo di crescita. Però capita con i ragazzi che trovano il contesto giusto, la fiducia giusta. Bonucci, proprio da Bari, fece un salto con Ventura allenatore, diventando giovanissimo un giocatore già di esperienza. Lui era Nocchia, facevano coppia. Sì, sì. Poi torna a Genova e poi da lì inizia una carriera che lo fa esplodere ad altissimo livello. Può capitare. Può Simona, capitare. Simona, Scarpini, parla tu. Perché altrimenti non parlo, sono le 23 e 28. Dopo vai. Simona. No, per dopo, là, Simona, dopo Simona. Simona, basta. No, vai. No, mi sono fermato in tempo, scusa. No, vabbè, ci mancherebbe. Però una compartecipazione di errori secondo me è stata, perché non si è voluto magari credere, nessuno poteva pensare che il giocatore sarebbe esploso così nel giro di 3 mesi. Però questo purtroppo è anche un malcostume del calcio italiano, che non si dà fiducia a sufficienza ai giocatori giovani. Era questo l'argomento, brava, io non volevo andare su Zaniolo, era in generale, infatti, prendi il giovane e lo metti nel pacchetto. Esatto, perché poi dipende, chiaramente dipende dalle piazze, perché mi rendo conto che l'Atalanta, per dirti, tanto per fare un esempio, ha una situazione magari privilegiata, perché è una squadra più piccola rispetto magari alla Roma, dove devi essere pronto subito all'Inter. Però è proprio la mancanza di... L'Atalanta vive di questa logica, sì, esatto, di far crescere il ragazzo giovane per poi valorizzarlo e venderlo. Verissimo. Facendo una super plusvalenza e vivendo. Infatti quello che ho detto, l'Atalanta ha una situazione diversa. L'Inter è chiaro che il giocatore deve essere già pronto, già fatto e finito, in un certo senso. Allora, l'anno scorso quello che annusava di più la prima squadra era Xian Emmers, nazionale belga giovanile. Il biondo. Qual è il biondo. Percorso naturale che fa un ragazzo che esce, ma non all'Inter, dappertutto, nelle squadre di fascia alta? Lo mandi a giocare, perché ha bisogno di entrare nel calcio vero. Lo controlli, è diverso però, Come? Lo controlli. Quello che diceva Pinamonti, 99, va a Frosinone, ma no, questi ragazzi li controlli. Tu hai perso il controllo però, perché hai messo prima, nel pacchetto. Ci sono delle circostanze, delle situazioni di mercato in cui devi fare delle operazioni in cui tuo malgrado devi rinunciare a qualcosa in cui tieni, perché devi arrivare a prendere, in quel caso, Nainggolan. In quell'altro caso mi dico Diego Motta, cioè poi ci sono ragione, delle situazioni. Ha ragione Gianluca cui... quando dice se Nainggolan no, avesse no, retto. No, se è così è così, e vabbè. Simona. No, dicevo, ha ragione anche Gianluca quando dice se Nainggolan fosse stato il Nainggolan che tutti si aspettavano, era chiaro. Però il discorso alla base, possiamo fare 8 miliardi di esempi. Fatto sta che comunque giovani che escano dal calcio italiano e che che diventino magari dei campioni così, noi non siamo ancora capaci
di darne abbastanza. Vi faccio un esempio, tanto per citare l'Atalanta. L'Atalanta domenica ha giocato per la prima volta con un giocatore italiano, Mancini, perché erano 3 settimane che giocavano solo con stranieri. Quindi questo comunque, al di là di tutto, al di là del settore giovanile dell'Atalanta, tutto quello che volete, però ancora adesso le squadre non hanno più questa mentalità. Cioè all'estero è normale dare fiducia ai giocatori, dare fiducia ai giocatori giovani. In Italia questo qui è una cosa che purtroppo ci portiamo dietro da troppo tempo. Comunque ci sono un po' di curiosità che sempre la nostra redazione Primavera ci sta praticamente martellando. Giada Giacalone continua a scrivere: Giada, se poi a un certo punto vai a dormire va benissimo, no, resta ancora lì. Il 15 settembre 99 Iker Casillas debuttò in Champions League e Nicolò Zonio lo aveva 2 mesi e mezzo. Poi dall'altra parte altre curiosità, perché oggi a quanto pare la Roma ha battuto un record che era della Juventus, ha giocato con più italiani. Longari, aiutami, perché adesso ho perso... Dal 2013 non accadeva che una squadra... 7 italiani titolari, esatto, l'ultima squadra a schierare fu la Juventus. Di Champions League, 7 italiani, dal primo minuto è stata la Juventus nel settembre 2013 contro il Copenaghen. Tra l'altro c'è anche un retroscena che riguarda la trattativa che portò Nainggolan all'Inter e Zaniolo contestualmente alla Roma, perché Zaniolo non era l'unica e imprescindibile scelta di Monchi in questa trattativa. Monchi propose all'Inter di inserire uno a scelta tra Radu, Colidio e Zaniolo, e l'Inter fu costretta a scegliere Zaniolo di fatto in questo trittico, perché Colidio era stato pagato parecchio dal Boca Juniors, intorno ai 7 milioni e mezzo di euro ai tempi del suo trasferimento all'Inter, e quindi inserirlo in questo pacchetto avrebbe comportato una minusvalenza, e Radu era già stato promesso al Genoa di Preziosi, per cui l'unica soluzione possibile era quella di Zaniolo, per la quale l'Inter portò avanti questa operazione. Però di fatto Monchi aveva proposto 3 nomi e fu l'Inter a indicare quello Bravissimo, ci sono poi giocatori che l'Inter... Io aggiungo un piccolo particolare. Vai. Scusami, che lui guadagna 700.000, meno di Luca Pellegrini che è andato al Cagliari in prestito 800.000, meno di Mirante che guadagna 900, poi andiamo a salire in questa scaletta. E credo che sia, siccome era stato concordato un appuntamento per il rinnovo di contratto, per portarla a 1,2, 1,3 più bonus, io credo che questo rinnovo o questo appuntamento, che è più giusto dire così, si slitterà. Slitterà di diversi mesi, perché non soltanto... dovevano farlo un più po' prima. Più che parlare del rinnovo di Cardi, io parlerei adesso... del rinnovo dell'adeguamento di Zaniolo a questo punto. Chi è che lo segue Zaniolo adesso? Lui ha un contratto. Vigorelli. Che ha avuto una grande intuizione, lo segue da un paio di mesi. È lo stesso di Santone, per adesso intenderci. Penso che sul è lo stesso di Santone, esatto. È lo stesso di Santone. Vabbè. Comunque ragazzi, era l'argomento, non era Zaniolo, era un pretesto per parlare di quelli che sono gli errori di molti club. Poi ovviamente da questa parte siamo tutti bravi, dall'altra parte invece molto complicato poi fare errori, questo mestiere. Bisogna sottolineare il destino che celebra alcuni talenti, perché Donnarumma, se non si faceva male il portiere che dovete star fuori 2 o 3 mesi, probabilmente avrebbe fatto un percorso di tanti altri, poi sarebbe diventato Donnarumma magari 2 anni dopo, 1 anno dopo, ma il Milan l'avrebbe mandato in prestito a giocare perché aveva un portiere titolare, lo mandava a fare esperienza, come è normale per il 99%. Però ha avuto l'allenatore con le... ha sfruttato il momento e non è uscito più perché era già pronto per avere qualità. Però Mihajlovic ha rischiato, come Sinisa, che ha avuto coraggio, esatto. Però Sinisa è stato bravo perché ha avuto un coraggio adesso pazzesco. Io non vorrei, Scarpini adesso se ne va, però io, sapete, l'affetto, la stima che ho sia per Scarpini che nei confronti dell'Inter, però non vorrei dire che anche Donnarumma era dell'Inter. Beh, lì è una storia che lasciamo perdere. Non ha mai vestito. È una storia che ti amareggia. Lì è una storia... Però non ci lasciare. non ci lasciare adesso. Ti amareggia molto, vedi? Allora, vedi, l'Inter lo stai era per proprietaria. Sentire, adesso hai difficoltà. 3 anni fa, 4 anni fa. No, allora, di Donnarumma e poi di 3 mesi fa di Zaniolo. I 2,99 più forti del calcio italiano, tra i più forti del mondo, erano tuoi, Scarpini. Donnarumma e Zaniolo. Oggi una mia e l'altra alla Roma. Però nel primo caso non posso parlare perché sennò mi denunciano, quindi preferisco un bel il caso silenzio. Donnarumma. Però mi piacerebbe sta roba, che una denuncia ogni tanto la prendete anche voi, non solo io. No, eh? Però sono qua, se lo dico, per darmi chiedere. Ah, quindi no, io prendo le distanze, ogni cosa... Ah,
io Ponzio Pilato per una volta e tu ti assumi le tue responsabilità, la denuncia a Scarpini. Bravissimo. Niente, vabbè, non parliamo allora. Non parliamo del caso Donnarumma, tra poco parleremo di Paratici perché certo. Hai una domanda per Scarpini, sì, a proposito. Per Scarpini, per il direttore. Vai, vai. Beh, allora, io direttore vorrei sapere cosa pensa delle ultime parole di Paratici che l'estate scorsa aveva dichiarato che una possibilità per la Juventus era quella, insomma, di comprare Icardi scatenando così un caos. Devo essere onesto, so che c'è stata una intervista. Le vediamo con la grafica le dichiarazioni di Paratici. Ma non l'ho letta minimamente. Le facciamo non... leggere noi. Comunque ha detto dovevamo fare un colpo, prendevamo Icardi o Cristiano Ronaldo. Vabbè. Hanno scelto Cristiano Ronaldo. Hanno fatto bene. Vediamo, grazie alla regia, quello che ha detto Paratici, perché abbiamo anche un focus dedicato proprio alle dichiarazioni. Adesso si è parlato addirittura di Salah per l'estate, tifosi bianconeri dopo Cristiano Ronaldo credono giustamente a tutto in quanto i sogni sono realizzabili e come con Paratici. Però Papa Resta, queste sono le parole di Paratici, le leggiamo e le velocizziamo anche. L'anno scorso sapevamo di perdere Buffon e Higuain, ho detto al presidente Agnelli che c'erano due modi per rimotivare la squadra, comprare Cristiano Ronaldo o Icardi e scatenare un casino incredibile. C'era è stato un affare non solo dal punto di vista tecnico, a livello economico si è ripagato da solo. Marotta alla prima riunione, quella dell'idea, non c'era, nella seconda invece sì, se era favorevole all'arrivo di Cristiano, sì, non è mai stato contrario. Ma Paratici con Marotta hanno costruito negli anni una squadra che obiettivamente non ha competitor in Italia. Quindi bisogna dargli merito a tutte e due di aver individuato, selezionato, lavorato anche su tanti giocatori, perché alcuni li hanno presi anche a parametro zero, quindi sono stati anche lungimiranti nell'individuare ogni anno una serie di giocatori che erano in scadenza di contratto, che potevano essere utili alla Juventus. E poi sul discorso di Icardi o Cristiano Ronaldo, è chiaro che lui dice Buffon, sapevamo che Buffon e Higuain sarebbero andati via, li hanno voluti mandare loro via. Sì, sì, era arrivata un tempo. Era maturata l'idea di cambiare e quindi hanno programmato giustamente. Poi c'è una curiosità nelle parole che abbiamo visto, le rivediamo le parole, tre italiani che potrebbero piacermi, a questo punto io, se l'aritmetica non mi inganna, tre italiani bravi che mi piacerebbero, Zaniolo, Chiesa, Barella e Tonali, sono quattro. Certo, se li prende tutti, allora. Basta, ce ne andiamo. Perché doveva metterne qua. Va bene, qua. Però la cosa che mi incuriosisce. Sì, vai. Mi fa sorridere. Fino a un anno fa sentivo parlare delle grandi qualità del mercato della Juventus di Marotta e Paratici. Adesso quando si parla delle grandi qualità del mercato della Juventus di quegli anni, cioè degli anni passati, si parla solo di Paratici. No, come abbiamo detto. No, non ce l'ho con te. Anzi, sto facendo un ragione. E mi fa un po' sorridere questa cosa, perché onestamente mi fa un po' sorridere. No, vabbè, però sappiamo che. Ma credo che Paratici nell'intervista abbia anche parlato molto bene di Marotta. Di Marotta. Gli ha insegnato il mestiere. Io l'ho letto. Anche il braccio destro. Marotta, Paratici, Perinetti, Fagiano sono anche le situazioni che poi cambiano nell'arco della vita. È ovvio che Paratici era l'uomo da campo, quello che gestiva l'area scouting, quello che sceglieva i giocatori. Marotta era quello che poi dava la benedizione, il politico, ma era una coppia perfetta. È ovvio che oggi è perfetta anche la coppia Marotta-Piero Ausilio. Bisogna capire se in questa coppia c'è di mezzo uno Spalletti che potrebbe essere di troppo. Chi risponde? La dirigenza e il direttore sportivo fanno la squadra. Direttore. Scarpini se ne sta andando veramente. Adesso hai messo il disco. Dai. Le spalle larghe. La squadra. Su Zaniolo perfetto. Ha le spalle larghe ma anche i sentieri stretti che li prendi tutti tu quando non vuoi rispondere.